Io porto, sono alto 1,85, porto 42 di piede, no? Beh, che è piccolo per l'altezza. E infatti, per quello. Poi mi piace la scarpa grossa, io praticamente ho tutte scarpe 45. Cioè, in questo momento, il dito arriva solo... Posso togliere? Come no? No, solo per farti capire che... Il piede dove arriva? Che non dico cazzate, se tu vedi le scarpe... Una volta, no, quando stavo a Milano, c'era mia moglie che mi voleva fare regalo per compleanno, no? Allora siamo andati da un famoso calzolaio, no? Uno che faceva scarpe tutte su misura. Sono andato là, ho scelto materiale, ho scelto modello delle scarpe e tutto. Sì. Poi questo si è messo per farmi la... La misura, la misura, la forma del piede e tutto. Quando ho finito, ho detto, allora, vabbè, ho detto, no, io voglio 45. Dice, ma com'è? Ti ho preso tutte le misure, 42, no, a me mi fai 45. Devo andare con un amico con i piedi più larghi, lui fa prendere solo i piedi. Così io da 40, no, scarpe da calcio usavo quella anche mezzo numero di meno, sì. Poi li allargavo e così avevo piede, ma scarpe da... Perché diciamo, piace vedere, alla fine sono belle, meglio che si veda. Le figlie però iniziano a essere grandi, no, in età da fidanzato. Io non, cioè, non so come... Non ce ne so. Cioè... Ma cosa viene in mente a quei ragazzi? Non lo so. Una c'ha 18, una c'ha 17 anni. E hanno fidanzato? Non lo so, perché non mi hanno fatto vedere ancora. Un po' le capisco, devo dire la verità. Le è mai capitato di incontrarle, trovarle, che ne so, no, magari si fanno visto, accompagnare sotto casa? Sono andato una sera a cena con un mio amico e stavo tornando a casa, no? E stavo passando, volevo parcheggiare la macchina e vedo una ragazza che si baciava su un motorino con un ragazzo. E passo e guardo le scarpe e dico, cazzo, ma questa è mia figlia. Poi mi fermo, no? Dico, fermati un attimo. Allora si ferma, io sono, esco dalla macchina, vedo mia figlia e vedo questo qua. Allora io ho detto, ma tu che cazzo fai qua? Allora lui tutto, ma no. Signor Vieni! Poi ha detto, no, sto scherzando, però... Lì per lì... No, comunque, cose da non fare mai nella vita. Tipo io, mettiamo, ho 10, anche di più, anni di meno. Vengo a suonare a casa sua, suono il citofono, tipo, sotto casa, arrivo lì, parcheggio il motorino col casco, allacciato, tutto quanto, suono il citofono. Non ti fai riconoscere. Salve, signor Mihailovic, sono Alessandro, c'è... Dimmi, Vittoria, chi c'è? Giusto? Victoria. Dipende, ci sono due. E quella, Vittoria, quella, e Virginia. Quella più grande, dai. Vittoria. C'è Vittoria? Sì, c'è. E allora? E no, non è che potrebbe... può scendere? Non ho capito, scusami. Può scendere? No, meglio che tu sali.